siamo qui al valico Serra Sant'Antonio, 1608 metri. Oggi andremo sul video. Ecco qui la strada che fa da confine tra L'Aquila e Frosinone. Eccola qui. Quindi partiremo e andremo sul video. Giornata fresca, non troppo, si sta bene il mio amore. Ecco qua L'Aquila, Frosinone. Questa è una strada chiusa, però in teoria è aperta. Filettino Campo Staffi e benvenuti al parco regionale dei Monti Zimbrulli. Ci si vede a dopo. Ciao ciao. Poi siamo arrivati a Fonte della Moscosa, che è quella laggiù. Eccola qui. Adesso prendiamo questo, che è Montevideo, da 1:50, 1:50 pure all'altra parte. E famo arrivare alla Madonnina. Mamma, sta scritto qua. Vabbè. Poi al ritorno ci arriviamo alla fonte, vediamo se ancora corre. Qui c'è l'acqua. Dovrebbe esserci, perché pare si vede che. Vabbè, si sale qua e si arriva alla Madonnina. Prima avrà un bel pianoro. Ah sì. Quindi qua sul primo pianoro. Poi ci porta su alla Madonnina, dove c'è anche la preghiera degli alpini. Tira un bel venticello, il che non guasta. Ma l'ho portato tutto questo vento? Palloso. Vediamo che più che altro un po' diminuisce. Ed eccoci qui alla Madonnina, Montevideo. Ed eccoci qui. Ce la siamo fatta tutta ad un fiato. Ecco tutta la valle, questa Val Roveto, questa qui, la Madonnina, non Fabio, la Madonnina, la croce, eccola qui. C'è una piccola sosta e sotto la Val Roveto. Eccoci questa bella panoramica. Ciao ciao, a dopo. Ah Cristian, sta parete d'inverno ti mette paura. Beh, tutta la lì segreta. Andiamo qui alla Madonnina. Il video. Adesso noi saliamo fino questo qua e poi comincia tutta la grande cresta di Cantari. Tutte. Bene bene, per il momento va tutto ok. Saluto e ci sentiamo per il gruppo di montagna Noi Oltre la Vetta, CAI sezione dell'Aquila. Saluto, a presto, ciao ciao. Eh?
abbastanza. Cioè, sembra ecco che c'è sta nessuno. Aspetta, aspetta. Aspetta. Sto a fare il video. Bella. Mi piace sto pezzo. Arriviamo all'altro video, va. Ecco la salita. Che ora ci attende? Siamo qua. Il nostro amato video. Mettete i like, eh? I like. I like. E poi pure, sai, avevo pensato. Ma perché a qual video pure per quel fatto che tu dici tenere i Peccaruso, no? Se no pensavo pure a Pizzotella. Sì. Sì. Vabbè, lui fa il figlio, non ricordo, vabbè. No, no, io. Io dico se andavamo. Ah, sì, se non io. Se non sì, guarda Pizzotella, bello. Pizzotella pure non ha. Madonna, il velino, non l'abbiamo mai fatto. Velino. Oggi pure. Il velino sarebbe benissimo. Eccoci. Quasi alla fine della salita, qui un video ci sta tutto, giù c'è la Maiella, ecco la parte di Campo Felice, velino, Porcafornia e Sevice, dietro in lontananza si vede, zoom un po', si vede il Cefalone, il Corvo, lo Ienca, le Maregoste. Girando ancora qui si vedono i Reatini, ecco il Cotento con le sue piste da sci, si vede, ecco, appena sta sbucando appena adesso con le piste da sci e il Colle Staffi. E adesso noi, ecco, proseguiamo sul sentiero e poi inizia tutto questo bel sentiero di cresta. Come abbiamo faticato, si è aperto tutto, anche quindi il venticello. E arriveremo fino alla fuori, alla statua di San, non mi ricordo, San Giovanni Battista forse. Cresta per arrivare alla Madonna, alla statua di San Giovanni, è questa qui, adesso, eccola qui, adesso non c'è benissimo. Saluto, a fra un po' sopra la statua. Ciao ciao. Eccoci, il nostro amico si fa accarezzare. È qua avvicinato. Sì, sì.
Ora la carezza. Siamo in salita sempre verso la statua di San Giovanni, che sta qui sopra, più o meno un po' più a sinistra di questo bastione roccioso. 5 minuti scarsi, no, 5 minuti e dovremmo essere arrivati. Tantissimi cavalli al pascolo. Giornata un po' ventosa, ma il vento sta punendo l'aria e si vede tutta alla grande. Ed eccoci arrivati alla strada di San Giovanni il Battista. Eccoci qua. Bellissimo panorama. Ecco qui la statua. Bellissimo. Sì, Cividella Roveto, all'amato protettore San Giovanni Battista, precursore, profeta e testimone della luce, via, verità, vita. Anno Domini 2012. Quindi ecco qui. E guardate che panorama. Vabbè, adesso c'è un po' di nebbia su tutta la Val Roveto. Eccola qui. Un saluto, a dopo. Verso i Cantani, qui la strada, una bellissima vetta molto caratteristica del Ponte Viglia, e adesso ci dirigiamo ai Cantani, che è quella di vento, ma nulla di particolarmente fastidioso per il momento. Ci sentiamo tra un po' sulla vetta. Ciao ciao. Ed eccoci arrivati sulla vetta del Monte Cantati. Si intravede la statua di San Giovanni Battista, quella dove siamo stati prima, e adesso con calma sentiero e andiamo sul Gendarme e poi sul Monte Viglio. Adesso ripeto, dai Cantani ci avviamo verso il Monte Viglio. Vabbè, a breve. Eccoci che siamo quasi sotto al Gendarme, che è questo sperone di pietra, e a sinistra si vede la croce del Viglio con la Madonnina. Adesso ci facciamo questa arrampicatina sul Gendarme e poi, arrivato al Gendarme, c'è l'ultimo tratto di leggera salita per il Monte Viglio. Da un quarto d'ora stavo sotto il Gendarme. Eccoci qua, lo vediamo da là. E poi apprestiamo ad arrivare al Gendarme. A breve, ciao ciao. Ed eccoci sotto il Gendarme, dove adesso funziona a breve l'arrampicata. Ecco.
Adesso ci si arraffia fino lassù e poi si arriva sulla vetta leggendaria. Saluto a breve. E dopo una breve scalata, eccoci arrivati al gendarme del Vip, 2113 metri. Bellissima vetta, questo è tutto il percorso che abbiamo fatto con i cantari della statua di San Giovanni Battista sullo sfondo. Adesso scendiamo, percorriamo questa cresta e arriviamo al video che, eccolo qui, sta proprio qui vicino. Ripeto, il gendarme, sì, stavo viaggiando, gendarme 2110 metri, è la parte più divertente perché, ripeto, ti fai questa, dal sentiero qui sotto, ti fai questo canalino in arrampicata ed è molto bello. Ecco qui altra scritta, saluto a dopo. Ed ecco, dopo scesi dal video, che sì, dal gendarme, il video è questo qua sopra, si prosegue per l'ultimo tratto che ci porta in vetta. Sono tratti sempre un po' scomodi, però diciamo nulla di clamoroso. Dicevo, a breve saremo sulla vetta del video, che comincia a vedersi qualcuno che arriva sul sentiero. Ed eccoci. Allora, dovremmo salire per la cresta? E penso di sì, che se non sa va. Un po' piano che sto a far video, perché questo merito. Video sul sentiero di cresta che porta sul Monte Viglio, veramente molto bello, non me l'aspettavo così, veramente eccezionale, spettacolare proprio. No, no, vabbè, mo devo fare pure. Bellissimo veramente, un qualcosa di eccezionale. Sono sempre passato per sentiero canonico, ma questo è veramente mille volte meglio. Bellissimo. Un saluto, a dopo. Ed eccoci sulla vetta Monte Viglio, per la via delle creste. Mai presa. Bellissimo. Ecco la freccia ed ecco la croce con la Madonnina. Qui farò un po' di video prima che arriva altra gente. Ed eccoci qui. Eccoci. Una splendida vetta. Eccoci qui. Splendida croce. A breve un altro video. C'è anche bene, ragazzi. Eccoci qui. Video 2156. Eccoci sempre sulla vetta. Ce l'ho pure io a bandiera. Eccolo qui. Ecco la Madonnina che poi ci farò un video. Questa è la croce. Dietro abbiamo tutto il sentiero fatto
con la statua di San Giovanni Battista, i cantari, i gendarmi e adesso la croce del Montevideo. Un saluto, a dopo. Gruppo di montagna, noi oltre la vetta. Dai, sezione dell'Aquila. Ciao ciao. Ok, ecco, ci troviamo qui 18 settembre 2021 sul Monte Viglio, 2156 metri, la vetta più alta della nostra zona, e dedichiamo questa escursione al purtroppo compianto dottor Nicola Caruso, che era un grandissimo appenninista, un grandissimo appassionato di montagna e amava questa vetta, e tutti gli anni veniva qui, era anche custode della croce che vedete col video, e quindi dedichiamo a lui questa grandissima escursione. Ciao Nicola. Saluto anche da parte mia a Nicola, riposo in pace e vegliaci da lassù, e un saluto dalla tua croce, diciamo. Grande, così. Grande Nicola. Ciao Nicola. Ciao. Ecco la Madonnina del video, delle varie dediche dei vari paesi, Civita d'Antino, Civita d'Aroveto, Canistro, questa è la Madonnina, l'altare dove ci fanno la messa ogni anno, ed ecco la croce dove sono arrivati adesso altri escursionisti. Vogliamo stare i primi, qua tutto il gendarme, tutta la via che abbiamo fatta. Eccoci qui alla Madonnina, qui c'è tutta la piana, adesso ci arriveremo. E ripeto, la Madonnina con la croce di vetta. Ci sentiamo tra un po'. Un saluto, a dopo, ciao ciao. Ecco, infatti, se voi vedete, da questa parte si trovano dei campi, dall'altro lato ci dovrebbe essere, se non ricordo male, il Giglio dei Borboni. Ecco qua. Sì, ecco qua. Sì, di San Pietro. Eccoci, siamo in ripartenza dal Monte Viglio. Adesso scendiamo giù, però stavolta facciamo il sentiero normale e torneremo alla macchina. Ho qua sempre la bellissima croce, la scritta sulla pietra, e il libro di vetta. C'è molta gente adesso sia sul gendarme che sulla vetta con la croce San Giovanni Battista. Un saluto dal Monte Viglio, sono contento, saluto dal Monte Viglio, bye bye, a dopo. Invece di rifarlo, già ce la siamo fatta l'andata in arrampicata, l'abbiamo bypassato con il sentiero che ci passa sotto. Questo è lo sperone del gendarme. Questo sentiero, diciamo, lo fa chi ha paura di arrampicarsi e quindi lo fa sia all'andata e al ritorno. Io di solito all'andata faccio sempre l'arrampicata sul gendarme e al ritorno passo sempre per questo sentiero qua. E adesso si è ben evidente, si riprendono le creste sotto i cantari e ritorniamo
pian piano alla fonte della Moschetta. Sui cantari c'è tantissima gente, così vedono. E vabbè, un saluto, a dopo, ciao ciao. Ecco il video, siamo arrivati allo svanico. Di pietra, questo è lo svanico, sì. Il video è strapieno di gente, lo svanico nostro è quell'altro, mi sono sbagliato. Vedi, quello è quello. Questo è nostro, sì. Questo è perché se vuoi tirare. Sì, sì. Questo mo fa il suo pezzo. Sì, tagliamo. E tagliamo. Sì. Sennò poi si. Eccoci arrivati allo svanico che. O a destra, a sinistra riporta alla fonte della Moscosa. Allora, lo spiego brevemente. Arrivati da qui, che è la salita, ci sono due omini di pietra, questi qui piccoletti. Andando, piegando a sinistra, si fa la strada che abbiamo fatto noi. Invece, prendendo come punto di riferimento altro meno, ma poi si vede pure benissimo il sentiero, si fa un sentiero molto più comodo che aggira tutti gli altri monti, passa sotto il Gendarme e arriva direttamente al Monte Vigno. Questo perché diciamo ho un po' di problemi nella rampicata. È partito il video, vabbè, non approfitto. Ed eccoci in un punto molto particolare, io le chiamo le balconate del Vigno, perché in modo abbastanza, diciamo, un po' alla lontana assomigliano un po' alle balconate del Monte Camicia in Abruzzo, e allora le chiamo le balconate del Vigno. Ecco, adesso noi proseguiamo per il sentiero e poi piegheremo verso Fonte della Moscosa. Qui è un po' sdrucciolevole, però io di solito preferisco costeggiare e passare sull'erba. Vabbè, un saluto, ci vediamo tra un po'. Qui stiamo ritornando verso Montepiano. Saluto, gruppo di montagna nella Travetta, CAI sezione dell'Aquila. Ciao ciao. Eccoci in discesa verso Fonte della Moscosa. Noi veniamo da lì sopra. Siamo in discesa, diciamo, abbiamo preso quest'altro sentiero per fare, abbiamo fatto, stiamo facendo questo giro facendo un piccolo anello che aggira dalla parte opposta alla fonte della Moscosa. Eccoci tornati alla Fonte della Moscosa. Siamo rispuntati dall'altra parte. Prima siamo saliti da quel sentiero che vedete dritto per dritto, ed ora invece siamo riscesi dalla parte opposta facendo un piccolo giro ad anello. Adesso arriveremo alla Fonte della Moscosa, ci facciamo una bella bevuta e poi facciamo l'ultimo pezzo di strada e torno alla macchina. Ecco la fonte qua sotto, la vedete, eccola qui. Io direi di scendere direttamente da qua, va.
fermando alla fonte o no? Sì, sì. Stiamo scendendo adesso alla fonte e poi ritorneremo verso la macchina. Un saluto, a dopo. Eccoci qui a fonte della Moscosa, abbiamo riempito le borracce e adesso ci rincamminiamo verso la macchina. L'acqua corre abbastanza forte, quindi si può tranquillamente riempire le borracce a piacimento. Adesso comincia a fare caldo, ecco qui l'acqua che corre. Quindi c'è una, diciamo, una bella portata, quindi si può fare. Adesso noi riprenderemo questo sentiero qui e torneremo alla macchina e andremo verso il rifugio di Perella, che è la sola. Un saluto, a tra un po' alla fine dell'escursione. Ciao ciao. Eccoci. Salve. Siamo giunti quasi alla fine dell'escursione, mancheranno centinaia di metri alla macchina. Siamo sulla noiosa strada della parte finale. L'escursione è andata benissimo. Abbiamo fatto tutte le vette della zona. Il nostro amato Viglio, venite da noi, è una montagna bellissima. Sì, in effetti è una montagna un po', come si dice, un po' sottovalutata. Eh già. Siamo qui sotto la Faggera, fa fresco, si sta bene. Dicevo, ottima escursione, è andata tutto ok. Abbiamo fatto tutte le montagne nella zona, quindi Cantari, Gendarme del Viglio, il Viglio, Montepiano e la vetta dove sta la statua di San Giovanni Battista. Adesso siamo alla macchina, andiamo al Piperella Rifugio a farci un idromele che ci sta sempre bene. E con questo vi salutiamo. Ciao, alla prossima, ciao! Ciao. Cioè, guardate la differenza tra questa mattina, quando veramente ci stavamo solo noi, e adesso, strapieno di macchine. Abbiamo visto parecchi, tantissimi escursionisti, ma comunque una cosa incredibile, strapieno di macchine. Cioè, ci saranno almeno 40-50 macchine, tutti qui sul video. Sono qui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, almeno 30-40 macchine, e va bene, meglio così. Abbiamo visto comunque tanti escursionisti, fortunatamente noi siamo stati i primi, siamo arrivati sulla vetta senza nessuno, abbiamo fatto come ci pare e siamo tornati per primi tranquilli. Un saluto, a dopo. Anzi, la nostra prima cima, allora, raggiunta con gli alcolici in corpo. Stiamo salendo su cima della Mozzata. Non sappiamo nemmeno cos'è. Siamo sotto effetto di idromele e grappe varie. Stiamo salendo su questa cima che sfido chiunque a dirmi che l'ha fatta. Cima della Mozzata, chiunque ha fatta può scrivermi per dirmelo, perché gli faccio un applauso. 1680 metri, quindi diciamo nemmeno tanto piccola. Eccoci in salita della cima della Mozzata. Andiamo via anche a questa cima. Mamma mia, una salita, calcola che siamo saliti da qui giù. Una zona nuova da esplorare. Guardate che spettacolo. Quello è campo, cima di Colle Staffi, è bellissimo. La rifugio della Mozzata a Colle Staffi. È bellissimo veramente. È un'impettata non indifferente.
però vediamo di arrivarci. Ed eccoci, a cima della Mozzata. Questa è veramente la chicca della giornata. Era imprevista veramente. E poi cima della Mozzata, vedete, si deve fare la strada che non è aperta, si sale dal curvone e dalla cima della Mozzata, che come vedete è questa qui, e questo è Colle Staffi, il Viperella, Monte Viperella, e quindi ecco, è una zona totalmente inesplorata. Qua giù c'è il rifugio del Principe e il Monte Cotento, che è questo qui. Spettacolare, una zona veramente inesplorata. Noi l'abbiamo vista tramite un suggerimento e la cartina. Ecco qui, cima della Mozzata, 1680 metri. Ed eccoci che scesi dal colle, dalla cima di Colle Mozzata, 1680 metri, ci dirigiamo adesso verso il rifugio del Mozzone. Questo è tutto piacevole, fuori imprevisto, perché noi veramente da dopo la fine escursione dovevamo andare a casa, dopo essere stati al rifugio Viperella, e invece abbiamo imboccato la strada e siamo diretti dopo arrivare a Mozzata al rifugio di Colluccio. Un saluto. Ed eccoci sotto il rifugio di Colle Mozzone. Qui sopra c'è Colle Staffi, e qui qua sopra c'è la cima di Colle Mozzata, quella dove siamo stati adesso. È un bellissimo posto questo, veramente un posto inesplorato, ma con parecchi sentieri, quindi diciamo non è un posto proprio sconosciuto, perché essendoci un rifugio, cioè, sicuramente è ben posto frequentato. Sì, segnali non ci sono, almeno noi non l'abbiamo visto, quindi, però mi pare che per rifugio c'erano, se non mi ricordo male, o almeno il sentiero c'è, quindi adesso vediamo un po'. A dopo. Ed eccoci al rifugio di Colle Mozzone, o del Mozzone, ma non mi ricordo bene. Adesso vediamo, si potrebbe anche entrare, perché mi pare che c'è la possibilità di entrare. Vediamo un po', vedi un po' se riesce a tirare. Vediamo un po'. Oh, che bello! Eccolo qua, rifugio di Colle Mozzone. Eccolo qua, bellissimo. Eccolo qua, il camino. Cosa, quella roba da mangiare. Ci sono anche due sdraio per fare, per dormire. Bellissimo veramente. Ed eccoci che dal rifugio Mozzone stiamo ritornando alla macchina. Come si chiama? Comunque portava la grappa, Allora alla macchina. Alla macchina brindiamo, perché questo ci vuole da brindare, ma voglia, è carino. Ecco là sopra la cima
di Colle Mozzato, per fare 380 metri, dove siamo stati prima di andare al rifugio, e adesso ci avviamo alla macchina. Da Iene. Allora, siamo ritornati qui alla macchina, eccola qui. Praticamente oggi dal video e tutti abbiamo fatto tutte le vette di Cantari, siamo arrivati al monte di cima di Colle Mozzata, 1680 metri. Poi abbiamo fatto il rifugio del Mozzone e praticamente ecco qua, siamo Comunità Montanara, Valle Roveto, Colle Mozzano, Mozzone, pista di sci di fondo. E quindi abbiamo fatto due regioni oggi, il Lazio e l'Abruzzo. Eccoci qui. Colle Mozzone. Ecco, quindi meglio di così oggi non poteva andare, due regioni fatte.